sono stata 20 anni via, dopo il liceo sono partita e avevo un grande desiderio di conoscere il mondo, di vedere cose diverse. Tanti anni, 20 anni sono tanti. Mi sono resa conto a un certo punto che cominciava a mancarmi, mi mancava di vedere il profilo delle montagne e l'aria, e quindi piano piano mi è tornata la voglia di stare di fatto qui. Ho vissuto 20 anni a Roma, sì, vengo da Terracina, che è un piccolo paesino a metà tra Roma e Napoli sul mare. La trasferta da Roma a Bigorio, Lugano, in Capriasca, insomma, è stata un po' una scoperta piacevole. Si riesce a vivere una quotidianità molto molto rilassante. Ho avuto una vita molto frenetica, sicuramente molto appagante, arricchente, stimolante, però io sento il bisogno anche di fermarmi, di fare delle cose semplici. Tante persone mi hanno detto, sai, viviamo in un posto piccolo, succedono poche cose, ah, tu vieni da Roma, chissà quante ne hai viste. In verità qui succedono molte cose e sono anche ben organizzate. Materiale Elastico è questa associazione che è nata nel 2017 a Bigorio, in Capriasca, è nata da alcune persone, tra cui io e Antonio, che volevano organizzare delle cose belle, delle attività per tutti che inglobassero qualsiasi cosa che potesse essere un piacere, allo stesso tempo un nutrimento culturale per tutti. Le attività che scegliamo di fare nascono tutte proprio anche da piccoli input. Ci rendiamo conto che ci sono delle mancanze o dei desideri e cerchiamo di esaudirli, diciamo, con le nostre possibilità. Quindi usare un po' l'associazione come contenitore, un contenitore da riempire. Lab Ora è un laboratorio musicale nato da uno stimolo che abbiamo ricevuto. Ci sono tanti rifugiati, e in particolare le mamme con i bambini, che non hanno molte possibilità di incontrare persone del luogo, di fare attività con persone di qui, quindi rimangono in qualche modo leggermente ghettizzate, non hanno, diciamo, tutte queste possibilità di relazione, e ci siamo chiesti che cosa potevamo fare rispetto a questa cosa. Trattare un tema come quello dell'integrazione non è semplice. Lab Ora ci sta facendo rapportare con delle realtà che sono molto impegnative. Questo laboratorio Lab Ora nasce dalla voglia, ovviamente, di fare delle cose insieme, di usare la musica come strumento di aggregazione, utilizzando la musica, che è un linguaggio proprio non verbale, per cui non ci sono le barriere di lingua che non permettono, diciamo, la comprensione tra le persone. Questo laboratorio è proprio un lavoro di creazione di uno spettacolo. Tutti questi ragazzi, mamme e bambini che vengono, ci stanno mettendo davanti a delle realtà ovviamente molto diverse tra loro. Cosa significa per noi integrazione all'interno di Lab Ora? Significa mettere in contatto le persone del luogo con i rifugiati, cercare in qualche modo di creargli delle possibilità dove possano scambiarsi anche un'idea, anche qualche parola. E abbiamo visto che questa cosa sta funzionando molto. Quindi abbiamo lavorato per 2 mesi in un incontro a settimana. Abbiamo lavorato con le mamme, anche i papà, con i bambini, sia persone straniere che persone di qui. Se all'inizio sono arrivati al primo appuntamento molto timidi, dopo un po' si sono sciolti. È sicuramente particolare lavorare sia con adulti che con bambini, perché ci sono ritmi diversi, interessi diversi e proprio un'attenzione diversa. Bisogna tirare un po' da una parte e dall'altra, bisogna riuscire a accattivare i bambini, che se non sono accattivati non riescono ad avere un'attenzione lunga, e allo stesso tempo non dobbiamo annoiare gli adulti. Quindi è molto calibrato il lavoro che facciamo. L'improvvisazione è essenziale, è quella su cui ci basiamo tendenzialmente. Hai tante emozioni che non puoi esprimere proprio perché non le puoi dire nella tua lingua, e proprio per questo abbiamo pensato di usare la musica all'interno del progetto per
attingere a una forma di linguaggio altra, che è quella della musica, che io non mi stancherò mai di ripetere, che è un linguaggio universale. Abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione lo studio Focio per fare le prove, quindi abbiamo sempre provato in ogni incontro sul palco, in modo che diventasse davvero un posto dove loro si sentono a casa, quindi quando saliremo sul palco per il concerto sarà casa loro e non del pubblico, e quindi saranno presumibilmente molto a loro agio, ecco. Siamo tutti su un palco e se parli italiano, se non parli italiano, se parli un'altra lingua, comunque con la musica, anche con uno sguardo o anche semplicemente imitando quello che sto facendo io o Alice, si riesce a fare tutti quanti una cosa insieme. Sicuramente è particolare vedere così tante età e realtà mescolate insieme. È sempre bello vedere come le persone interagiscono, come reagiscono alle attività musicali, che possono essere vissute in modo diverso, c'è cioè chi le vive in modo imbarazzato, chi poi piano piano si trova a suo agio. In realtà siamo riusciti ad avere un linguaggio comune alla fine di tutto, e è un processo molto interessante da vedere. La Bora si basa su un progetto di Tolmo, che è un quartetto che si occupa di Afrobeat, basato principalmente sulle percussioni, quindi sul ritmo. Andiamo a rubare qui e lì dall'Africa o dal Sud America un po' di cose, le filtriamo attraverso quello che può essere il nostro linguaggio, che si è formato dopo tanti anni di esperienza, proprio per formare Tolmo, questa band Afrobeat. Quando si fa un'esperienza intensa, i rapporti tra le persone diventano più forti. Quindi adesso io non so come evolveranno i rapporti tra le persone, però sono sicura che rincontrandosi e quello che hanno vissuto in questi incontri e che vivranno durante i concerti sarà una cosa che è loro, sicuramente li ha legati. 10 incontri e portiamo queste persone sul palco con noi all'interno di un nostro concerto che è già esistente, e abbiamo fatto questo percorso insegnando ai ragazzi delle piccole parti del nostro concerto. Quello che vuole fare la Bora è sì insegnare qualcosa senza dimenticare la parte appunto dell'integrazione. Con le persone che hanno partecipato al laboratorio abbiamo cercato di lavorare su delle cose semplici ma allo stesso tempo molto rigorose, e quindi di arrivare alla creazione proprio di momenti musicali. Abbiamo lavorato con la maggior parte delle persone che non avevano nozioni musicali, quindi ovviamente andavano date alcune nozioni, andavano preparate alcune cose, ma grazie al fatto che la musica è comunque un'arte innata proprio nell'essere umano, va solo canalizzata, diciamo, le persone hanno in sé una musicalità che possono usare e esprimere. Il nostro lavoro è stato di cercare di tirar fuori alle persone questa musicalità e di usarla. E secondo me è un po' il segreto di La Bora e anche di questo genere di musica, nel senso che senza che te ne rendi conto riesci a muoverti, perché hai una pulsazione sempre regolare. Nessuno era musicista, quindi quel linguaggio era nuovo per tutti e in qualche modo è risultato l'unico linguaggio da parlare all'interno di La Bora.